Scultore italiano, nato a Treviso nel 1889, Arturo Martini frequentò la scuola della ceramica a Faenza per poi studiare scultura nella città natale. A Venezia si iscrisse alla scuola libera del nudo presso l'Accademia di Belle Arti. Nel 1909 soggiornò per un periodo a Monaco di Baviera, venendo in contatto con l'ambiente simbolista e secessionista. Tornato in Italia, strinse amicizia con Gino Rossi, figura fondamentale per la sua crescita artistica, e si avvicinò al gruppo di giovani che periodicamente esponevano a Venezia, a Capesaro. Al 1912 risale il suo primo viaggio a Parigi, dove frequentò Medardo Rosso e conobbe la scultura primitivista di Modigliani. Sono questi gli anni che videro un avvicinamento di Martini al gruppo futurista, anche se non aderì mai pienamente alla poetica del movimento. Trasferitosi a Milano, iniziò a frequentare il salotto di Margherita Sarfatti, dove si ritrovavano artisti e intellettuali come Sironi, Funi e Bontempelli. Dopo la Prima Guerra Mondiale, a Roma, aderì al gruppo dei Valori Plastici. In linea con quanto portato avanti dal gruppo, Martini abbandonò il linearismo di matrice simbolista e indirizzò la sua ricerca verso una semplificazione delle forme e dei volumi. È così che nacquero dei capolavori di intensa poeticità come L'amante morta, Ofelia e La moglie del poeta. Assiduo studioso della tradizione artistica italiana, tradusse gli spunti derivanti dall'arte etrusca, medievale e del primo rinascimento in un linguaggio personale in cui le figure sono spesso sospese in un'atmosfera fiabesca. La vasta opera di Martini si distingue per una plasticità sicura e immediata, un'estrema felicità di invenzione e una piena padronanza di tutti i processi tecnici: pietra, bronzo, terracotta, ceramica, eccetera. Dalle prime opere, ed uno stilizzato primitivismo, passò a una ricerca di semplificazione dei volumi. Aderì al movimento di Novecento, esponendo alle diverse collettive del gruppo, e si confrontò con la dimensione monumentale, realizzando rilievi per il Palazzo di Giustizia e per l'Arengario di Milano, nonché sculture per le varie edizioni della Triennale. Accanto alle opere di medie e grandi dimensioni sono da ricordare le molte terracotte che l'artista realizzò. Queste ultime sono caratterizzate da una grande vivacità e immediatezza. In tarda età concentrò la ricerca formale, producendo opere di rara intensità come La vacca e La ragazza che nuota sott'acqua. Negli ultimi anni della sua vita abbandonò quasi del tutto la scultura, che riteneva ormai lingua morta, per dedicarsi, ma con risultati non sempre felici, alla pittura. Fu sicuramente anche un ottimo disegnatore e molto belli sono anche i suoi piccoli gruppi di ceramica pieni di spirito narrativo e insieme di valore decorativo. Si spense a Milano nel 1947. Ti è piaciuto? Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!